in questa trasferta che facciamo ogni anno a Memmingen per la Fischertag, sapendo che la Teramo Calcio era in ritiro qui a Folgarida, abbiamo pensato di, diciamo, fare un'interruzione del nostro percorso insieme alla delegazione con Pasquale Tiberi e altri amici, e ci siamo fermati qui all'Hotel Selva a salutare il Teramo e, insomma, a condividere con loro un piccolo momento, diciamo così, del ritiro della squadra biancorossa. Ho visto anche un ambiente molto sereno nella squadra. Ho fatto due chiacchiere anche con il mister, che mi sembra molto contento anche della location, no? Anche di come sta andando di fatto il ritiro della squadra. Ho scambiato due parole, un po', abbiamo parlato un po' in generale del fatto che, insomma, anche l'allenatore vorrebbe un po' più pubblico allo stadio. Quest'anno il Teramo, grazie al presidente Campitelli, gli va riconosciuto il merito di aver fatto davvero un grande lavoro come presidente. Insomma, noi non dobbiamo dimenticare che la Teramo Calcio non c'era più. Oggi è nella C unica, quindi in Lega Pro, e quindi la città deve essere vicina, e lo sarà anche il primo cittadino, tant'è che per la prossima settimana, insieme al presidente, abbiamo pensato a una serie di iniziative per cercare di stimolare un po' i cittadini di Alamanni la domenica di andare allo stadio. Veramente è una grande opportunità quest'anno di vedere il Teramo, diciamo, giocare con squadre con un grande blasone, la Salernitana, il Lecce, insomma, squadre davvero importanti, e ha bisogno dell'aiuto della città di Teramo. L'amministrazione comunale come può essere più vicina a questa società? In che modo? Ma il sindaco e la giunta, ma anche, diciamo, tutto il consiglio comunale, può dare una dimostrazione di vicinanza in tanti modi. Io lo farò, ripeto, la prossima settimana con uno spot che stiamo pensando con il presidente, per in qualche modo incentivare un po'. Stavamo anche pensando, anche insieme al mister prima, di trovare qualche formula, diciamo, ragioneremo su questo anche con un po' con il gestore del nostro servizio di trasporti, con Baltour, per vedere come, se c'è la possibilità di organizzare un discorso di bus navetta, diciamo, dalla città allo stadio e dallo stadio alla città. Io credo che, anzi credo, ritengo che l'amministrazione comunale debba fare di tutto. Tutto quello che può fare. Anche noi viviamo un momento difficile, non abbiamo molte risorse, abbiamo grandi difficoltà anche per chiudere il bilancio, però credo che dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per essere vicino a Teramo Calcio.